Passammo a studiare il problema alimentare. George disse: cominceremo dalla prima colazione. George è un uomo pratico. Per la prima colazione prenderemo una padella. La padella è indigesta, disse Harris. Ma noi gli dicemmo semplicemente di non farlo spiritoso e George poté continuare. Una teiera con un pentolino e un fornello a spirito. Niente petrolio, disse George con un'occhiata significativa. E io e Harris approvammo. In un'altra occasione ci eravamo portati un fornello a petrolio, ma mai più. Per tutta quella settimana avemmo la sensazione di vivere in una rivendita di petrolio. Permeava. Mai visto nulla che permei come permea il petrolio. Tenevamo il fornello a prua della barca e di lì il petrolio permeava fino al timone, impregnando tutta l'imbarcazione e quel che c'era in essa, e permeava anche le rive del fiume, saturando il panorama e avvelenando l'atmosfera. Vento di petrolio dal sud! A volte si metteva a soffiare un vento di petrolio dal sud. Vento di petrolio dall'est! Altre volte il vento di petrolio veniva dall'est. A volte soffiava una tramontana di petrolio dalle nevi dell'Artide o uno scirocco di petrolio dalle sabbie sterminate del deserto. Il vento arrivava fino a noi sempre pregno di fragranza del petrolio. Quel petrolio permeava e rovinava il tramonto. E che dire dei raggi di luna? Puzzano di paraffina. Arrivammo a Marlowe e cercammo di liberarcene. Lasciammo la barca presso il ponte e intraprendemmo una passeggiata in città per sfuggire a quel fetore. Ma esso ci perseguitava. Tutta la città è piena di petrolio. Passammo per il Camposanto e sembrava che i morti stessero sotterrati nel petrolio. Le vie principali puzzavano di petrolio. E ci chiedemmo come facesse la gente a vivere lì. Camminammo per miglia e miglia sulla strada di Birmingham. Niente da fare. Tutta la campagna è bevuta di petrolio. Alla fine di quel viaggio ci trovammo assieme a mezzanotte in un campo desolato, sotto una quercia schiantata dalla folgore. E formulammo il tremendo anatema. In verità avevamo passato tutta la settimana a maledire in maniera normale come si comporta il ceto medio, ma questa però era una cosa grossa. Il giuramento tremendo di non portare più petrolio in barca, eccetto, si capisce, in caso di malattia. Quindi, nel caso presente, optammo per l'alcol denaturato. Anche questo è abbastanza pernicioso. Si finisce col mangiare la torta allo spirito e il dolce allo spirito. Però, se si deve assorbire lo spirito sistematicamente e in grandi quantità, esso è più sano del petrolio. George, per ulteriori commestibili, propose le uova. Le uova e il lardo sono facili da cucinarsi. Carne fredda, tè, burro e marmellata. Il formaggio, come il petrolio, si intrufola dappertutto, ci vuole tutta la barca solo per lui. Esso invade le ceste delle provviste e attacca il suo odore a tutto quello che c'è dentro, in modo che non si riesce più a capire se state mangiando la purea o le salsicce viennesi o le fragole con la crema. Sembra tutto formaggio. Decisamente, il formaggio è troppo profumato. Ricordo di un mio amico che comprò due forme di formaggio a Liverpool. Erano due bellissimi pezzi di cacio tenero e maturo e con un odore della forza di 100 cavalli vapore che garantisco si sentiva a 3 miglia di distanza e che a 200 metri avrebbe fulminato un uomo. Mi trovavo anch'io a Liverpool e il mio amico mi disse che siccome lui non poteva lasciare la città prima di un paio di giorni, sarei stato molto gentile se glielo avessi portato io a Londra, perché altrimenti si sarebbe guastato. Oh, naturalmente, con piacere, risposi io, con piacere. Andai a prendere i due formaggi e me li portai in una carrozza. Ma che carrozza! Era uno scatolone sgangherato, trascinato da un bucefalo sonnambulo, bolso e dinoccolato, al quale il suo padrone, in un momento di entusiasmo durante la conversazione, diede il nome di cavallo. Collocai i formaggi sul mantice della carrozza e partimmo arrancando in una maniera che avrebbe fatto credito al più lento compressore stradale a vapore che sia mai stato costruito. E tutto andò allegrissimamente come una campana a morto finché non girammo l'angolo della strada. Arrivati lì, il vento portò una zaffata di formaggio al nostro bucefalo, il quale ne fu risvegliato e con un nitrito di terrore si buttò alla velocità di 3 miglia all'ora. Il vento tirava sempre nella sua direzione
E prima che fossimo arrivati alla fine della strada, il destriero correva a 4 miglia all'ora, lasciando nella polvere gli sciancati e i vecchi frenati dall'adipe. Quando arrivammo alla stazione, ci vollero 2 facchini, oltre al vetturino, per tenere il quadrupede. E forse non ci sarebbero riusciti neppure così se qualcuno non avesse avuto la presenza di spirito di mettergli un fazzoletto sul naso e di bruciare della cartaccia per far fumo. Feci il biglietto e tutto tronfio marciai verso il binario con i miei formaggi, fra 2 ali di gente che al mio passare cadeva rispettosamente all'indietro. Il treno era affollatissimo e dovetti entrare in uno scompartimento occupato già da 7 persone. Che diamine, che olezzo! Un vecchio bilioso protestò, ma io entrai ugualmente e, messi i formaggi sul portabagagli, mi sedetti nel posto vuoto sorridendo affabilmente e dissi che faceva molto caldo. Passò qualche minuto e subito il vecchio cominciò ad agitarsi e a dire: troppa aria di chiuso qua dentro, opprimente davvero, disse il viaggiatore seduto vicino a lui. Cominciarono ad annusare tutti e 2 e alla 3ª annusata il profumo riempì i loro polmoni, sicché si alzarono senza far motto e se ne uscirono. Si alzò subito anche una robusta donna dicendo: è veramente indegno che una rispettabile signora sposata abbia da essere maltrattata a questo modo. Raccolse il suo sacco da viaggio e 8 pacchi e se ne andò. I 4 viaggiatori superstiti rimasero seduti per un certo tempo, fino a che un signore dall'aria solenne, che ora stava solo in un angolo e che dall'abito e dall'aspetto generale sembrava appartenere alla corporazione degli impresari di pompe funebri, precisò che quell'odore gli faceva pensare al cadavere di un bambino. Gli altri 3 cercarono di uscire allo stesso tempo e si scontrarono sulla porta. Io feci un sorriso di risposta al signore in nero e gli dissi che a quanto pareva avremmo avuto lo scompartimento tutto per noi. Egli rise amabilmente e disse: c'è della gente che fa un sacco di storie per una cosetta da nulla. Ma anche lui, dopo che il treno si mise in moto, cominciò a fare una strana cera e perciò, arrivati che fummo a Crewe, lo invitai a bere un bicchierino. Accettò e a forza di spintoni scendemmo al bar, dove dovemmo gridare per stare i piedi e agitare gli ombrelli perché una ragazza s'avvicinasse e ci chiedesse che cosa volevamo. Lei che cosa prende? Dissi rivolgendomi al mio amico. 1/2 corona di cognac, signore. È liscio, per favore. E dopo che ebbe bevuto, se ne uscì tranquillamente e salì in un altro scompartimento. Il gesto mi parve un tradimento. Da Crewe in poi, malgrado l'affollamento, ebbi lo scompartimento tutto per me. Quando ci fermavamo alla stazione, la gente, vedendo il mio scompartimento vuoto, si precipitava. Qui Maria, vieni, qui c'è molto posto. Eccomi Tom, entriamo qui. E arrivavano carichi di bagagli pesanti e lottando sulla porta per passare per primi. Uno apriva lo sportello, saliva sul predellino, vacillava e cadeva fra le braccia di quello che gli veniva dietro. Salivano tutti, annusavano. Qui no! Qui no! E scappavano per andarsi a pigiare in un altro scompartimento e magari per pagare la differenza e passare in prima classe. Scesi alla stazione di Houston e andai di filato a portare i 2 formaggi a casa del mio amico. Quando la sua signora entrò nella stanza, annusò un poco e poi disse: che cosa è successo? Mi dica la verità, tutta la verità. Formaggi, risposi. Tom li ha comperati a Liverpool e mi ha chiesto il favore di portarglieli. Aggiunsi che mi auguravo comprendesse che io ero completamente estraneo alla faccenda. E lei disse che non ne dubitava affatto, ma che Tom al ritorno l'avrebbe sentita. Il mio amico fu trattenuto a Liverpool più a lungo di quanto avesse pensato. E siccome dopo 3 giorni non aveva ancora fatto ritorno a casa, la moglie venne da me. Che cosa le disse Tom circa quei formaggi? Risposi che egli mi aveva spiegato che dovevano essere tenuti in luogo umido e che nessuno li doveva toccare. Lei disse: oh, non c'è pericolo, nessuno li toccherà. Ma lui non ne aveva sentito il profumo? Credevo di sì. E aggiunsi che avevo avuto l'impressione che lui ci tenesse molto a quei formaggi. Crede che andrebbe in collera? Chiese lei. Se regalassi una sterlina a qualcuno per farli portar via e enterrarli? Risposi che suo marito se la sarebbe presa per tutta la vita.
Allora lei ebbe un'idea e disse: le dispiacerebbe di conservarglieli lei stesso? E glieli mando qui. Signora, risposi io, se fosse per me, a me l'odore del formaggio piace. E il viaggio che feci con essi l'altro giorno da Liverpool lo ricorderò sempre come il bellissimo coronamento di una piacevole vacanza. Ma a questo mondo occorre tener presente anche gli altri. La donna sotto il cui tetto ho l'onore di abitare è una vedova e a quanto pare è anche orfana. Essa ha la mania tremenda, direi eloquente, che tutti vogliano, come dice lei, abusare in casa sua. La presenza dei formaggi di suo marito la farebbe istintivamente pensare che io abuso. E io non permetterò mai che si dica che abuso di una vedova e per di più orfana. E allora sta benissimo, disse la moglie del mio amico alzandosi. Non mi resta da comunicarle altro se non che me ne andrò all'albergo con i bambini e vi resterò fino a che quei formaggi non saranno stati mangiati. Mi rifiuto di vivere nella medesima casa con essi. E mantenne la parola, affidando la casa alla sguattera, la quale, quando le chiesero se poteva sopportare quell'odore, rispose: quale odore? E quando le fecero prendere i formaggi e glieli fecero annusare forte, disse di sentire un lieve profumo di melone. Era chiaro che quell'atmosfera non poteva nuocere alla donna e la lasciarono lì. Il conto dell'albergo salì a 15 sterline e il mio amico, dopo aver fatto calcoli, vide che quei formaggi gli erano venuti a costare 8 scellini e mezzo alla libra. Disse che gli piaceva mangiare ogni giorno un pezzettino di formaggio, ma che il prezzo di quello non se lo poteva permettere e perciò decise di sbarazzarsene. Li prese e li gettò nel canale, ma fu obbligato a ripescarli perché gli uomini delle chiatte protestarono. Dissero che quel puzzo li faceva svenire. E allora, in una notte oscura, prese le due forme e le andò a deporre nella camera mortuaria della parrocchia. Ma il custode lo scoprì e fece uno scandalo madornale. Disse che quello era stato un complotto per togliergli il pane dalla bocca risvegliando i cadaveri. Alla fine, il mio amico se ne liberò portandoli in una città di mare, ove li seppellì sulla spiaggia. E il posto ci guadagnò in reputazione. I villeggianti dissero che fino ad allora non avevano notato quanto l'aria vi fosse balsamica e per tutti gli anni a venire gli ammalati di petto e di tisi si affollarono in quel luogo. George aveva ragione e, malgrado la mia passione per il formaggio, rinunciai all'idea di portarne con noi. Barca, non ci sarà l'ora del tè, disse George. A questo punto Harris fece il viso lungo. Invece alle 7 faremo un bel pasto unico, forte e sostanzioso. Tè, pranzo e cena tutto insieme. Harris cominciò ad essere più trattabile. George propose pudding di frutta e carne, carne fredda, patate, frutta e legumi. Come bevande optammo per una magnifica miscela alla Pante di Harris, che si mischiava con l'acqua e che egli chiamava limonata. Poi molto tè e una bottiglia di whisky. Per il caso, come diceva George, che dovessimo naufragare. Ebbi l'impressione che George battesse un po' troppo sul tasto del naufragio e ciò mi dava l'idea del malaugurio per il nostro viaggio. Ad ogni modo fui lieto di sapere che ci saremmo portati il whisky. Niente vino né birra. Quando si viaggia sul fiume sono controproducenti. Ti danno sonnolenza, pesantezza. Un bicchiere la sera quando vai a zonzo va benissimo, ma non berne mai quando il sole ti batte in testa e devi lavorar duro. Facemmo l'elenco delle cose che dovevamo portarci e che, prima di lasciarci quella sera, era diventato molto lungo. Il giorno dopo, venerdì, raccogliemmo tutto e alla sera ci riunimmo per fare i bagagli. Per il vestiario prendemmo un grosso valigione e per le vettovaglie e gli utensili di cucina un paio di ceste. Accostammo il tavolo contro la parete, ammucchiamo tutto in mezzo alla stanza e ci sedemmo attorno in ammirazione. Dissi che i bagagli li avrei fatti io. Confesso che sono un po' fiero della mia abilità nel fare i bagagli. È una di quelle cose che sento di saper fare meglio di chiunque altro nel mondo. A volte mi meraviglio con me stesso dell'enorme numero di cose che so fare meglio degli altri. Comunicai a George e a Harris questa realtà e dissi loro che era meglio lasciassero a me il lavoro dei bagagli. Essi accettarono il mio consiglio con una prontezza che direi impudente. George si sistemò sulla sedia a sdraio e accese la pipa. Harris appoggiò i piedi sul tavolo
e si accese un sigaro. Ma non era così che la intendevo io. Io pensavo di dover essere il direttore del lavoro e che George e Harris lavorassero al mio comando, perché io li avrei mandati di qua e di là dicendo: «Ehi tu, andiamo, lasciami lavorare, ma quanto sei scemo!» Ecco, si direbbe che li avrei istruiti, insomma. Ora, questa loro maniera di interpretare la cosa mi irritò. Non c'è nulla che mi irriti tanto come vedermi intorno della gente che se ne sta comodamente seduta mentre io sgobbo. Una volta mi capitò di abitare con un tizio che, comportandosi così, mi dava sui nervi in modo terribile. Si sdraiava sul sofà e mi guardava mentre io facevo mille cose per ore ed ore, e mi seguiva per tutta la stanza dovunque andassi con quei suoi occhi. Diceva che il vedermi così attivo a far confusione gli faceva un bene dell'anima, che gli faceva realmente credere che la vita non è un sogno ozioso da viversi a bocca aperta sbadigliando, ma una nobile missione piena di doveri e di lavoro duro. Diceva che spesso ora si chiedeva come avesse potuto tirare avanti prima di conoscermi, quando non aveva nessuno da stare a guardare intento al suo lavoro. Io invece non sono fatto così. Io non riesco a starmene seduto e tranquillo se vedo un altro che sgobba e lavora. Io sento subito il bisogno di alzarmi e mettermi a soprintendere, girando per la stanza con le mani in tasca e dicendogli come deve fare. La mia congenita operosità è fatta così. Non c'è rimedio. Ciò malgrado, non dissi una parola e cominciai a mettere la roba dentro. Mi accorsi subito che era una sfacchinata peggiore di quanto avessi immaginato, ma finalmente chiusi il valigione, mi ci sedetti sopra e strinsi bene le cinghie. «Ma gli stivali non ce li metti dentro?» disse Harris. Mi guardai intorno e vidi che me ne ero dimenticato. Harris è sempre lo stesso. Lui si capisce. Non avrebbe potuto avvisarmi prima che avessi chiuso la valigia e l'avessi legata. E George se la rideva. Una di quelle risate irritanti, stupide, ghignanti, sganascianti del suo repertorio. Divenni furioso. Riaprii la valigia e vi posi dentro gli stivali. E proprio quando stavo stringendo le cinghie, mi spuntò un'idea tremenda. Lo spazzolino da denti! Lo avevo messo dentro o no? Io non so come succeda, ma non so mai se ho messo o no lo spazzolino da denti in valigia. Lo spazzolino da denti è una cosa che quando viaggio riesce a stregarmi, a rovinarmi l'esistenza. Arrivo perfino a sognare di notte che non l'ho messo in valigia e mi sveglio sudando freddo, salto dal letto, mi metto alla sua caccia, perciò la mattina seguente lo chiudo in valigia prima di usarlo, e allora sono obbligato a disfare tutto per ritrovarlo, e lui è sempre l'ultimo oggetto che riesco a tirar fuori. Poi rifaccio la valigia e me lo dimentico di nuovo, e quindi all'ultimo momento devo correre su e portarmelo alla stazione avvolto in un fazzoletto. Ora misi tutto sottosopra e naturalmente non lo trovai. Rovistai ogni cosa, riducendo quella roba allo stesso aspetto che doveva aver avuto il mondo quando non era ancora stato creato e su tutto regnava il caos. Inutile dire che quelli di Harris e di George li trovai 18 volte di seguito, il mio mai. Ricollocai tutto nella valigia, una cosa per volta, tenendo ogni indumento sospeso per aria e scuotendolo. Finalmente uscì da una scarpa e feci il bagaglio di nuovo. Quando ebbe finito, ecco che George mi chiede: «Il sapone è dentro?» Gli dissi che non me ne importava un accidente se il sapone fosse o non fosse dentro. Strinsi la valigia di nuovo e la legai. E subito mi ricordai che vi avevo lasciato dentro la borsa del tabacco e quindi dovevo riaprirla. Finalmente la chiusi definitivamente alle 10:05 e non ci rimase che preparare le ceste. Harris disse: «Siccome mancano meno di 12 ore alla partenza, è meglio che il resto lo facciamo io e George». Io accettai l'idea e mi sedetti. Essi si dettero da fare. Naturalmente volevano darmi una lezione e cominciarono allegramente. Io non feci alcun commento. Aspettavo. Il giorno in cui Harris sarà impiccato, George gli succederà nel posto di peggiore preparatore di bagagli di questo mondo. Io guardavo le pile di piatti, di tazze, di casseruole, di bottiglie, di boccali, di torte, di fornelli, di dolci e di pomodori e di eccetera, e pensavo che non c'era poi molto da aspettare per farmi un sacco di risate. E infatti fu così. Cominciarono col rompere una tazza.
Questa fu la prima cosa che fecero per mostrare che ci sapevano fare e attirare l'attenzione. Poi Harris, nel mettere a posto un barattolo di marmellata di fragole, lo premette contro un pomodoro che si schiacciò. Recuperare con un cucchiaino. Venne subito la volta di George, che calpestò il burro. Io non dissi una parola. Mi alzai e me ne andai a sedere sull'orlo del tavolo per guardare meglio. Questo bastò a irritarli più di qualsiasi commento che avessi potuto fare. Lo sentivo. Si innervosirono, si agitarono e cominciarono a inciampare negli oggetti, a mettere delle cose dietro di sé in modo che quando poi le volevano le cercavano e non le trovavano. Dov'è la torta? Dov'è la torta? Misero le torte nel fondo e sopra vi collocarono roba pesante, in modo che le torte si schiacciarono tutte come pizze. Fecero cadere il sale su ogni cosa. E che dire del burro? Non ho mai visto due uomini combinare un parapiglia simile con due etti di burro. George riuscì a staccarlo da una delle sue pantofole e tutti e due si industriarono a metterlo in un pentolino. Ma il burro non ci voleva entrare. Quello che già era dentro veniva fuori. Alla fine lo estrassero e lo appoggiarono su di una sedia. Harris, distratto, ci si sedette sopra e il burro gli si attaccò ai pantaloni, mentre tutti e due lo andavano cercando per la stanza. Giurerei che l'ho messo su quella dannata seggiola, diceva George guardando la sedia con gli occhi spalancati. Sicuro, ti ho visto io un momento fa, disse Harris. E ricominciarono a girare per la stanza per cercarlo. Si ritrovarono al centro e si guardarono in faccia l'un l'altro. Ma è formidabile, è incredibile, disse George. Un vero mistero, disse Harris. Poi George capitò alle spalle di Harris e lo vide. Guardalo lì dov'è, corpo di Bacco, esclamò pieno di furore. Dove? Gridò Harris rigirandosi. Sta fermo, per amor di Dio, ruggì George correndogli dietro. Staccarono il burro e lo misero nella lattina. Inutile dire che il mio cane, Montmorency, era presente e seguiva tutte queste manovre. Montmorency vive per l'ambizione di star sempre tra i piedi e di farsi mandare degli accidenti. Quando riesce a intrappolarsi in qualche luogo in cui è palesemente indesiderato, dove più diventa insopportabile da far ammattire in modo che gli si butti in testa tutto quello che capita sotto mano, lui sente che non ha sciupato la sua giornata. Mondacco cane! Il suo più grande desiderio è quello di mettersi tra i piedi della gente e farla impazzire, in modo da sentirsi poi una giaculatoria di maledizioni che si protragga per oltre un'ora. Quando gli riesce una prodezza simile, diventa così spocchioso da non potersi tollerare. Ben fatto, ben fatto! Arrivò e cominciò a sedersi sugli oggetti proprio al momento in cui bisognava impacchettarli. Pareva convinto che ogni volta che George e Harris allungavano la mano per prendere qualcosa, lo facessero invece per tastare il suo naso umido e freddo. Mise le zampe nella marmellata, lottò con i cucchiaini, si cacciò in testa che i limoni fossero topi, si buttò nel cesto e ne uccise tre prima che io e Harris potessimo allontanarlo a gran colpi di padella. Sei tu che lo incoraggi. Io risposi che non lo incoraggiavo affatto. Un cane come quello non ha bisogno di incoraggiamenti. È il peccato naturale, originario, che è innato in lui, che gli fa fare di quelle cose. A 00:50 avevamo finito di far le valigie. Harris si sedette sul baule grande e disse che si augurava di non trovar nulla di rotto. George disse: se qualcosa si è rotto ormai, si è rotto. E con questa osservazione si confortò. Disse anche che aveva voglia di andare a letto. Harris doveva dormire con noi quella notte e quindi salimmo in camera. Ci giocammo i letti e risultò che Harris doveva dormire con me. Preferisci dormire al lato interno o esterno del letto, Jim? Gli dissi che generalmente preferisco dormire nel letto. Spirito di patata. George disse: ragazzi, a che ora vi devo svegliare? Harris rispose: alle 7. Io dissi: no, alle 6, perché volevo scrivere alcune lettere. Successe che io e Harris litigammo un po' per questo e alla fine dividemmo la differenza e decidemmo per le 6:30. Svegliaci alle 6:30, George. George non rispose
e deducemmo che già dormiva da un pezzo. Allora collocammo la vaschetta da bagno in modo che all'indomani mattina vi cadesse dentro e ci mettemmo a letto anche noi.